Allora, a seguito di quello che è stato il responso delle amministrative di domenica e lunedì scorso, ci sono dei movimenti politici che sono molto molto intensi, alcuni anche molto interessanti. Perché? Perché non c'è stato responso positivo per alcuni dalle tornate di domenica e lunedì e allora i politici si stanno attrezzando, in alcuni casi con delle iniziative che potrebbero essere considerate anche miracolistiche se non fosse che l'esigenza del momento e la necessità di sopravvivere le imponga, come per esempio l'interessante intervista a Nichi Vendola, a lui rivolta dal grande notista politico del Messaggero Carlo Fusi, che è con noi. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie intanto per aver accolto l'invito. Dunque, sempre un piacere, grazie a voi. Allora, Vendola, il modello Hollon ha unito il suo programma sia la base di confronto. È un'intervista importantissima quella che tu hai rivolto al leader di Shell, soprattutto per gli scenari futuri di quello che potrebbe essere un accordo non di centro con la sinistra. No, non semplicemente di centro con la sinistra, ma... centro all'interno dello stesso movimento della sinistra, intendo, cioè il PD con il SEL e quant'altro. Insomma. Sì, infatti la prospettiva di cui si discute è questa, e se ne discute all'indomani di un'altra intervista che ho fatto io sempre col Messaggero ieri da D'Alema, gliel'ho fatta sempre io, infatti quella di Vendola oggi è una risposta a quell'intervista là, in cui appunto proprio D'Alema sosteneva questa tesi, e cioè che per la governabilità del paese, che è il vero problema che si pone da adesso con i tecnici, ma soprattutto dopo il 2013, per la vera governabilità del paese, per garantire un quadro di stabilità, l'unica prospettiva politica, questo dice D'Alema, certo, è quella di mettere insieme le forze moderate che si sono opposte al berlusconismo, e quindi sostanzialmente l'UDC, FLI, il cosiddetto terzo polo, unitamente, congiuntamente alla sinistra radicale di Vendola, avendo il PD come perno. Questo è lo schema che D'Alema propone. A questo schema Vendola non si oppone, e tuttavia non si oppone in via pregiudiziale. Certo, sì. E tuttavia però fa alcuni distinguo importanti, e cioè dice la cosa più significativa non è insomma la geometria politica delle alleanze, mettere insieme questo con quello, un pezzettino di qua, un pezzettino di là. Il problema è capire che tipo di Italia vogliamo. Noi vogliamo un'Italia che è quella che si rispecchia nel programma elettorale di Hollande, che è quindi un programma elettorale di sinistra, certo, insomma, certo, in cui viene rifiutata la logica del liberalismo assoluto, dei tagli, del fiscal compact, ma una logica più sviluppista, e, insomma, brutta parola, diciamo più riformista. Ecco, certo, su quella base lì, dice Vendola, noi ci possiamo ritrovare, e in effetti quel meccanismo là ha consentito a Hollande di prevalere su Sarkozy, proprio perché oltre ai voti socialisti Hollande ha messo insieme anche quelli dei centristi di Bayrou e della sinistra radicale di Mélenchon. Insomma, ecco, cioè su questo tipo di articolazione è possibile creare una maggioranza. In merito Casini, perdonami Carlo che seguo proprio pedissequamente il tuo ragionamento, la mossa di Casini di ieri, quella appunto di fare il distinguo con il terzo polo, è significativa? Sì, certo che è significativa, anche se forse Casini, come dire, è andato un po' troppo avanti, ecco, nel senso che si capisce la voglia di non restare rinchiusi nel recinto del partitino moderato centrista che fa un gioco di sponda un po' di qua col centrodestra, un po' col centrosinistra, si capisce questa ambizione, però bisogna anche stare attenti a non bruciare eccessivamente le tappe in una situazione di grande confusione, di grande frammentazione, che è poi quella che è emersa dal voto di domenica e lunedì, e poi vedremo adesso il ballottaggio se e come la confermerà. Anche da parte di Casini non c'è una chiusura pregiudiziale a questo tipo di discorso, ma anche lì si fanno dei distinguo sul programma, sul modo in cui bisogna affrontare la crisi, e da parte di Casini c'è anche un'ambizione diversa, cioè quella di non essere una forza politica, seppur rinnovata, seppur più grande di quella che c'è adesso, che va semplicemente a rimorchio del PD, e quindi, come dice lui, si aggiunge alla foto di Vasto.
Il problema è capire che tipo di articolazione si può sviluppare. Questo è, diciamo, il vero punto politico da adesso per i prossimi mesi. Cioè, come si ricorda, ci sono due aree, no, nel paese, quella appunto di centrosinistra classica e quella di centrodestra classica, quella che ha visto l'unione di Berlusconi e Bossi. Questa seconda subisce una pesante emorragia elettorale e anche, diciamo, un appannamento vistoso dal punto di vista della leadership, perché sia Berlusconi che Bossi in questo momento appaiono in grande difficoltà. E quindi non sembra quello essere lo schieramento capace, a meno di rigenerazioni improvvise che sono sempre possibili, però non sembra essere quello lo schieramento capace di poter riconfermarsi alla guida del paese tra un anno. Dunque l'attenzione è spostata dall'altra parte, dove pure ci sono un sacco di problemi, perché non è che il PD è andato proprio così bene in questa tornata amministrativa, e tuttavia, insomma, più o meno ha retto. Allora quello potrebbe diventare il laboratorio su cui lavorare per il problema di fondo, cioè che è quello di governare questo paese. Noi abbiamo un grandissimo problema da questo punto di vista, cioè oggi governano dei tecnici che sono, diciamo, una soluzione di emergenza. Questa soluzione di emergenza sta dando frutti che alcuni giudicano positivi, altri negativi, ma insomma comunque ha consentito di non precipitare, di non avvitarsi sulla crisi e creare una situazione di tipo greco. Ma è chiaro che questo equilibrio qua è difficile che possa reggere così com'è, e allora i partiti, quelli che rimangono, si strutturano per capire come possono attrezzarsi, alla luce anche delle spinte che vengono dall'elettorato e che sono spinte fortemente critiche, basta vedere il risultato dei grillini. Certo, l'intervista fatta da te ieri a D'Alema e oggi a Vendola, credo che all'interno del circuito politico abbia provocato forti apprezzamenti per certi aspetti e anche dei timori per altri. Sì, allarme, diciamo. Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Ora, sono a chiederti tutto quello che si va prospettando, che è in itinere, ma magari anche di difficile realizzazione. Lo potremmo rapportare al vissuto del 92, del 93? È possibile, Carlo? Cioè tutto quello che accadde con la sinistra che sosteneva Prodi, ma che poi dopo non l'ha sostenuto più, e poi il D'Alema con le sue pruderie, ecco, una cosa del genere tipo. Sì, questo secondo scenario è quello del 96, quello appunto dopo la vittoria di Prodi. Bravo, del 96. Sì. Sì, invece no, però è anche interessante, è giusto il riferimento che hai fatto al 92, perché in effetti ci sono parecchie analogie con quella situazione là, cioè una situazione di progressiva disgregazione dell'equilibrio esistente, anche sotto l'urto di scandali, malversazioni, insomma esempi non proprio commendevoli che arrivano dalla classe politica, e quindi, insomma, diciamo, una spinta da parte dell'elettorato a cambiare. A differenza del 92, quando poi fu Berlusconi a raccogliere, diciamo, l'istanza di rinnovamento, sì. Oggi noi fatichiamo a trovare una leadership. Un grillo più forte avrebbe già fatto ramassage. Se fosse avrebbe fatto ramassage, solo che Grillo, a differenza di Berlusconi, a parte non ha mezzi, è ovvio. Non ha mezzi, e poi si pone meno il problema della governabilità. Cioè, la critica che viene rivolta normalmente a Grillo, al di là dei toni, del modo con cui lui gestisce la campagna elettorale, le battute, i soprannomi, rigor mortis, eccetera, eccetera. Però, insomma, l'elemento più critico è che lui raccoglie sì la protesta e il disagio, il malessere, la disaffezione di una parte importante dell'elettorato, e tuttavia fatica a dare indicazioni, ripeto, di governo, certo, cioè di soluzione delle gravissimi problemi italiani, che siano anche condivise, perché una forza politica da sola, per quanto in crescita, ecco, come quella di Grillo, ma è difficile immaginare che possa ottenere il 51% assolutamente. Governare. Ecco, questo è il problema invece della governabilità, cioè di dare le risposte al disagio ormai enorme che c'è nel paese. Insomma, ci sono ormai non lo so quanti un suicidio al giorno, insomma c'è, cioè, una situazione davvero drammatica, che peraltro potrebbe anche peggiorare e che forse non è ancora del tutto compresa nella sua portata negativa da tutti gli italiani.
che continuano forse a pensare che poi alla fine una soluzione si troverà, e lo stellone, ce la faremo, eccetera, eccetera, quando invece qui la situazione è veramente complicata, certo, e non riguarda solo un paese, non solo noi, ma riguarda l'intero continente. Ecco, bene, allora da questo punto di vista il problema del governo diventa centrale. E su questo Grillo offre soluzioni, diciamo così, insomma, non del tutto convincenti, o comunque non gradite, non accettate dal resto dello schieramento. È populismo allo stato puro. E poi adesso vedremo al vaglio dell'incarico. Vedremo come si comporteranno, ecco, le amministrazioni. Bravissimo, vedremo a Parma, vedremo il da farsi nelle città dove sono stati eletti. Ci complimentiamo molto con te, Carlo, e ti ringraziamo per il tuo intervento. Avremo modo anche in futuro di risentirci. Molti complimenti, eh? Con molto piacere, grazie a voi. Grazie, grazie a Carlo Fusi, notista politico del Messaggero. Radio Yes, la radio della città di Roma.